14 marzo 2018 Torino e meno male che non stava benissimo, altrimenti Kiss che cosa avrebbe combinato? Nella Juventus che batte l'Atalanta, 2-0, nel recupero della gara rinviata per neve, brilla soprattutto la stella di Gonzalo Higuain, Allegri non lo risparmia nonostante la caviglia di nuovo malconcia, botta presa contro l'Udinese sulla parte gym all'andata, e lui si sdoppia, gol di destro e poi assist per il raddoppio di Matuidi. Non sarà una fuga, ma una fughetta S4 sul Napoli, con lo scontro diretto da giocare in casa. Atalanta ben messa e volenterosa, che per chiude con 0 tiri nello specchio. È lei Pepita del Pipita, Allegri non risparmia nessuno degli attaccanti, tutti dentro, Douglas Costa, Dybala, Mandžukić e il Pipita, a centrocampo rifiata che dirà ma Pjanic e Matuidi ci sono. In pratica a parte il tedesco e Alexandro, affaticato e in panchina, la formazione titolare. E il Pipita a regalare la prima gioia, dopo quasi mezz'ora di scarso spettacolo, palla rubata dal numero 9 in un contrasto e servita da Douglas Costa, fuga del brasiliano, che va al doppio della velocità degli altri, apertura per Higuain che fa 1-0 con un diagonale di destro. Prima la Juventus si era fatta vedere con un cross di Litzsteiner, Pipita anticipato, e un sinistro di Matuidi su angolo di Pjanic, con salvataggio in angolo di Palomino. Per l'Atalanta, che si presenta senza Caldara, Spinazzola e Petagna, tutti in panchina, ma con Gomez, in zona gol solo un tiraccio di Ilicic e un colpo di testa fuori bersaglio di Palomino. La signora invece dopo la rete prende coraggio, prima timida e bloccata dal tatticismo della Dea e dal 3-4-2-1 molto mobile di Gasperini, poi sempre Pispavalda. Higuain il P in forma di tutti e va vicino alla doppietta con un tiro potente ma fuori. Allegri, corsa al titolo ancora aperta, Higuain ASSISTMAN, nella ripresa subito Juve, con un sinistro di Dybala bloccato da Berisha, ma poi l'Atalanta cresce e guadagna metri, pericolosa la punizione di Ilicic, respinta da Chiellini. Nel frattempo Allegri toglie Litzsteiner per De Sciglio, mentre Gasperini inserisce Spinazzola. Higuain in serata di grazia ma la signora non ne approfitta, di una palla d'oro per Douglas, che potrebbe chiudere la partita ma il suo diagonale scheggia il palo. Bianconeri che ci riprovano pochi minuti dopo prima con Dybala, Murato, e poi nella stessa azione con Pjanic non in vena, come Mandžukić che tira fuori. Gasp prova a recuperare la partita col doppio centravanti, dentro pur Cornelius e vai col 3-4-3, Allegri risparmia un quarto d'ora a Douglas Costa mettendo Barzagli. Ma da una cavalcata di Chiellini che arriva una buona punizione, che Pjanic calcia sulla barriera, e il rosso per Mancini, doppia ammonizione. Poco dopo c'è il raddoppio, bella palla di De Sciglio, cross di Dybala, numero di Higuain e tiro a giro di Matuidi. In occasione del gol mini rissa tra Benatia e De Roon, tutti e due ammoniti. Lo juventino costretto a cambiarsi la maglia, strappata dall'avversario, e si lamenta parecchio con Allegri, che lo rimprovera con foga. In ogni caso 2-0 al 36esimo minuto e partita chiusa, con la curva bianconera che canta, la capolista se ne va.